Per chi ama la Russia è un viaggio irrinunciabile, per chi ama questo autore è un modo per conoscerne aspetti inesplorati. Per chi ama la storia c'è molto da imparare, per chi ama l'animo umano l'esplorazione qui si fa dura ma reale. Anton Chekhov, L'isola di Sakhalin, pagine pubblicate prima come articoli, poi nel 1895 raccolte in un libro e dal 2017 disponibile in Italia presso Adelphi. Chekhov non era solo un grande narratore ma anche un medico, ed egli stesso affermava di sentirsi più un giornalista che uno scrittore. Fu con questo approccio che nel 1890 organizzò un viaggio nell'isola dove venivano deportati i prigionieri utilizzati per i lavori forzati. Non fu facile ottenere i permessi e gli fu imposta la condizione di non avvicinare e non parlare con i detenuti politici. Il viaggio verso l'isola siberiana, 11.000 chilometri, è già di suo una lunga rassegna dei paesaggi e realtà russi. Attraversata sul traghetto, già di suo un'avventura in un mare tempestoso, le onde picchiano un mondo che non si conosce, sicché si interroga l'autore sulla natura della loro violenza. Poi la ricerca sull'isola è un viaggio agli inferi, che lui documenta passo dopo passo, redigendo schede da medico e esplorando il fisico e l'anima dei deportati, ma anche di quanti vivono in quelle condizioni impossibili. Un viaggio in un mondo senza tempo che ci viene restituito in un modo quasi da poterlo toccare. Mentre facevo il giro delle izbe, scrive, mi seguiva senza perdermi di vista un secondo un sorvegliante, esiliato pure lui. Mi ricordo di avergli chiesto, ma oggi è mercoledì o giovedì? Rispose, Vostra Eccellenza, non saprei dirvi. Che senso avrebbe avuto saperlo? Che differenza avrebbe fatto su quell'isola se era giovedì o venerdì, mercoledì o qualsiasi altro giorno? Chekhov documentò tutto dettagliatamente, non omettendo di illustrare gli squilibri di una situazione in cui c'era una donna ogni 10 uomini. Riuscì anche ad ottenere delle foto scattate da un dilettante, il direttore dell'ufficio telegrafico, oggi conservato in un museo moscovita e in parte riprodotte nell'edizione Adelphi. Voleva che il mondo sapesse, e il mondo, quando seppe, riuscì a indignarsi. Certo che lui, morto nel 1904, non poteva sapere che quell'inferno zarista sarebbe stato un'oasi quasi umana rispetto al gulag ideato da Lenin e sviluppato da Stalin. Anton Chekhov, L'isola di Sakhalin, da Davide Giacalone. Buone pagine a tutti.